Il 27 febbraio del 1939, con il Regio Decreto numero 333, nasce il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Artefice dell'unificazione fu il prefetto Alberto Giombini, coadiuvato dai comandanti dei vari corpi provinciali e da uno stuolo di ingegneri. La nuova organizzazione del Corpo Nazionale fu subito messa alla prova con l'entrata in guerra dell'Italia nel 1940. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i Vigili del Fuoco parteciparono attivamente alla difesa del territorio e al soccorso delle persone, pagando un tributo molto alto in termini di vite umane, 216 morti e oltre 4.000 tra feriti, mutilati e invalidi. Per uniformare i criteri addestrativi, sorgono a Roma le scuole centrali antincendi, che consentirono al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche di reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari, tra i giovani tenuti all'obbligo di leva nello stesso anno. Da allora i Vigili del Fuoco si sono sempre distinti per l'opera di soccorso prestata quotidianamente e in occasione delle maggiori calamità occorse al Paese. Nel novembre del 1951 il Corpo Nazionale affrontò la prima delle grandi emergenze della sua storia. La risposta dei Vigili del Fuoco a questi grandi disastri in termini di organizzazione, evoluzione tecnologica e tecniche di intervento ha strutturato il Corpo Nazionale, così come lo conosciamo oggi.